In questi lunghi anni in cui sono andato a racimolare e salvare giochi abbandonati su scaffali o buttati dentro cestoni con scritto offerta, mai, mai mi è capitato di pagare così poco per salvare così tanto. I giochi che vi presenterò oggi saranno anche senza custodia, ma ora hanno una nuova casa, la mia. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Mercatini dell'Usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come da titolo e da introduzione poc'anzi, i giochi di oggi sono giochi che non hanno una custodia, quindi sono solo libretto, CD o schedina in alcuni casi. Che se ci pensate, in realtà in altri episodi vi ho già mostrato alcuni titoli che erano senza custodia, il che a me dà un po' fastidio non avere la custodia, ma per certi titoli, devo essere sincero, avere sia il CD originale che anche il libretto originale vuol dire già qualcosa. Anzi, molto spesso vale più avere il gioco originale e il libretto tenuti bene che avere una custodia senza il libretto e tenuta di merda. Quindi tutti i CD che state per vedere finiranno in questo contenitore bello rosso che ce l'ho da una vita, targato TV e Sorrisi e Canzoni, tra l'altro. Al cui interno troviamo già una new entry che abbiamo già visto negli scorsi episodi, Naruto Ultimate Ninja 2, ma originariamente questa custodia conteneva tutti i giochi falsi della PlayStation 2 che avevo, di cui moltissimi li ho dati via perché ormai ho gli originali, quelli che vedete sono giochi che ancora non ho. Quindi sì, tutti i giochi che avevo al tempo da bambino, ora ce li ho originali. Ma prima di partire con l'inserimento di CD all'interno di questa, partiamo con le cartucce. Partiamo subito con giochi che tecnicamente non devono avere una custodia perché sono bootleg, nello specifico di Pokémon. Questi bootleg ve li ho già fatti vedere una volta in un video apposito, ma all'interno di queste cartucce abbiamo Moemon, che è una versione Moe di Rubino e Zaffiro, Pokémon Ruby Destiny, che è un'avventura completamente rifatta da zero, Pokémon My S Version, una versione presa per il culo di Pokémon, Pokémon Tow Puppet Play, una versione di gioco in cui tutti i Pokémon sono sostituiti dai personaggi di Tow. Pokémon Shiny Gold, questa è storia delle Akrom, una delle primissime e più famose Akrom mai create. Ed infine un'ultima versione di Moemon, Smeraldo in questo caso. E se vi ho parlato di questi giochi che già vi ho mostrato al tempo, è solo per il fatto di mostrarvi un piccolo spoiler. Qui dentro c'è un'altra cartuccia bootleg che per ora non vi farò vedere perché vi mostrerò in un video apposito. Quindi una volta finiti i bootleg, ecco i giochi originali, tra cui Pokémon Rosso Fuoco. E all'interno di questa scatola troviamo tanti altri titoli, tra cui Pokémon Smeraldo, che vi ho già detto essere stato difficilissimo trovarlo e la sua riparazione è stata altrettanto difficile. Pokémon Verde Foglia, altra new entry comprata qualche giorno fa. Super Mario World, Super Mario Advance 2. Compagno di Super Mario Bros. 3, Super Mario Advance 4. Adesso mi manca la 1 e la 3. Kingdom Hearts Chain of Memories. Questa, tra l'altro, è stata la mia primissima cartuccia senza la custodia. Ed infine, per ultimo del Game Boy Advance, Golden Sun, l'era perduta, il secondo capitolo di Golden Sun. Mentre per il DS e il 3DS abbiamo il videogioco dei Simpson, Super Mario 64 DS, Kingdom Hearts Recoded. Grande titolo questo. Mario Party Island World. Ed infine per questa vorrei mostrarvela proprio da vicino. Mario Kart 7, senza l'adesivo originale e scritto a penna. Che grandi emozioni che mi danno i mercatini dell'usato. E prima di chiudere questa scatola, vi mostro i giochi nuovi. Prendiamo una manciata di custodie vuote che ci serviranno. Continuiamo con i giochi del 3DS e iniziamo subito con Luigi's Mansion 2. Cartuccia tenuta benissimo e il libretto presente. Anche se, detto sinceramente, da un bel po' di anni non esiste più il libretto di gioco, esiste un foglietto con i comandi e qualche scritta, ma niente di più. Ma questo almeno ce l'abbiamo. Ecco a te la tua nuova casa. E adesso vai qua dentro. Zelda A Link to the World. Questo è un bel titolo che ancora non avevo mai provato. Ottimo. Pokémon Mystery Dungeon Portali sull'infinito, che il prezzo originale
era quasi 30 euro, senza custodia tra l'altro. Devo dire che i Mystery Dungeon del 3DS ancora non li ho mai provati. Questo, se non sbaglio, era il primo uscito, non vorrei dire una cazzata. Comunque, in ogni caso, lo proverò assolutamente. Ed infine, per il 3DS, Paper Mario Sticker Star. Non ho ancora mai provato un Paper Mario. Chissà, questa potrebbe essere la mia prima volta. Ora invece, giochi del DS. Partiamo con Chocobo Tales, uno spin-off della serie Final Fantasy, il cui prezzo era di 30 euro, pagato un decimo del suo prezzo. Un titolo di Pokémon Ranger che non avevo ancora provato. Pokémon Ranger 3, in inglese chiamato Guardian Signs. Pokémon Ranger è uno degli spin-off migliori della saga di Pokémon. Anche se devo dire che questo l'ho giochicchiato un po' per vedere appunto com'era la storia, e rispetto all'1 al 2, no. È secondo me il più brutto dei tre. Il primo molto bello, anche se è molto difficile. Il secondo a livello di storia, il migliore. E questo lo mettiamo nella custodia da 4. E insieme a lui ci va anche Pokémon Link. Questo, santo cielo, è uno dei pezzi più rari da trovare in giro, soprattutto con la custodia. In questo caso mi è andata un po' male, non c'è la custodia, ma c'è sia il gioco che il libretto originale. Ma al suo interno, questa bustina di plastica, nascondeva una sorpresa. Nascosto all'interno del libretto c'era un secondo gioco, Pokémon Dash, un altro spin-off di Pokémon difficilissimo da trovare. Porca troia, per 3 euro mi sono preso due spin-off di Pokémon unici. Peccato che questo non ci sia il libretto. Va bene, non importa. E anche questi nella custodia da 4. Praticamente questa custodia contiene solo giochi Pokémon. Questo titolo ammetto che non ci avrei mai sperato di trovarlo, anche se ne esistono 3 versioni e ho trovato la versione che meno mi interessava, ma non importa perché qui c'è Mega Man Star Force Pegasus. Quello che io volevo in assoluto era il Dragon, perché ci sono 3 versioni di questo gioco: Pegasus, Leo e Dragon. Dai. Chi non avrebbe scelto il dragone rispetto al Pegasus, per dire? Però, signor gioco questo. Questo l'ho giocato, è stupendo. Il terzo capitolo, una meraviglia. E per quanto possa sembrare strano, non ho ancora provato il secondo, ma perché non lo trovavo al tempo. Però, ce l'abbiamo nell'armadio. E questo lo infiliamo qui. Ed infine, l'ultimo gioco del DS. Per cui, Dio mio, sono fiero di averlo trovato e sono contento di essere riuscito a trovarlo. Un altro titolo di Dragon Quest, Le Cronache dei Prescelti, che costava 40 euro, pagato meno del 10%. La cosa incredibile è che oltre al gioco c'è anche il libretto, e appena l'ho visto ho detto: prendilo, non farlo vedere a nessuno, prendilo e portalo via. E anche questo, siccome è un titolo speciale, qui nella custodia da 4. E questa custodia ora è piena. E con questo si concludono le cartucce. Passiamo ai CD. Ma prima di passare ai CD normali, passiamo a un mini CD. Un mini CD della PSP con Dissidia Final Fantasy. L'ho già detto, non sono il massimo fan di Final Fantasy, ma so che Dissidia è uno spin-off molto difficile da trovare. Beh, ecco qua il libretto, il gioco, manca solo la custodia. Peccato. Ora invece passiamo ai CD e inizierei con questi 4 CD che non hanno i libretti. E partendo da questo, che è della PS2, That's Wanted. Questo gioco non l'ho mai giocato per completo. Cosa voglio intendere? Una volta nelle merendine regalavano i CD demo di alcuni giochi. Questo era fra quelli. Quindi non ho mai potuto provare il gioco completo, perché l'unica cosa che potevo fare era provarlo in un piccolo livello che non ti faceva andare oltre. Ora invece posso provarlo. Ecco a te la tua nuova casa. Altro gioco PS2, King of Fighter 11. Questo titolo non l'ho mai provato, però ho detto per 50 centesimi, a parte il fatto che quegli stronzi mettono gli adesivi sopra i CD, teste di cazzo. Pagato 50 centesimi, non ho mai provato un titolo della serie King of Fighter, però questo 11° capitolo potrebbe essere il primo. Questo titolo invece della PS3, ammetto che non ci avrei
mai, mai, mai sperato di trovarlo in un cestone. E wow, questo gioco al tempo della PS3 l'ho provato demo scaricandola, ma finalmente ho in mano Ragnarok Odyssey Ace. Non è un titolo famosissimo, ma al tempo mi aveva attirato talmente tanto che la demo l'ho rigiocata un sacco di volte, ma il titolo in Italia sembrava che non ce l'avesse nessuno. A quanto pare, mi sbagliavo. E tu, signorino, vai in prima pagina. Ultimo gioco senza libretto della Wii, non ve lo faccio vedere, perché anche questo gioco avrà un episodio dedicato. E siccome non sono scemo, non lo inserisco dentro adesso, perché potrei finire per fare lo spoiler. Quest'ultima pila di giochi sono tutti giochi della PS2 con libretto, tranne uno della Wii. Wario Land The Shake Dimension. Altro titolo della saga di Wario Land, questo gioco ti permetteva veramente di farmarti un sacco di soldi facendo così col controller e permettendo a Wario di diventare sempre più ricco. Con i capelli di Sgarbi c'ho ormai. E questo va giù. Primo gioco della PS2 col libretto, Beautiful Joe. Allora, sarò sincero, questo gioco io lo conosco solo di vista da anni, ma non so assolutamente niente di questo personaggio. So solo che è un personaggio della Capcom e che questo personaggio appare anche come easter egg, diciamo, in alcuni giochi sempre della Capcom, come ad esempio anche in Dead Rising 2, per esempio. Probabilmente arriverà un giorno in cui ti proverò. Questo è un grande classico della PS2 e che, tra l'altro, ho comprato anche in versione digitale rimasterizzata per PlayStation 4. Destroy All Human 2. Bel gioco dove devi fare l'alieno e devi conquistare in maniera abbastanza distruttiva la Terra. E come ho detto, questo gioco ce l'ho in digitale, quindi probabilmente non mi metterò a disturbarti. Però sai che bello avere il disco originale? I prossimi tre titoli che vi presento non li ho comprati per il titolo in sé, anche perché detto sinceramente costavano 50 centesimi l'uno, quindi l'avrei presi a prescindere. Ma li ho presi perché sono giochi della Disney. E diciamocelo, al tempo della PS2 la Disney faceva dei titoli meravigliosi. Quindi non vedo l'ora di provare Kim Possible What's the Switch. Non ho idea di cosa parli questo titolo, ma Kim Possible era un ottimo cartone animato. Speriamo che questo gioco non faccia schifo. Stitch Esperimento 626. Questo gioco c'ha una piccola storia dietro. Al tempo avrei potuto comprarmelo con anche la custodia, ma ci fu una piccola diatriba. Quindi o ti compri quello o aspetti il tuo compleanno e ti compri uno ancora più bello. Lo volevo veramente questo, però ho detto fanculo, mi prenderò qualcosa di meglio. In ogni caso, l'attesa mi ha portato ad avercelo alla fine. Ed infine, Chicken Little Asso Spaziale. Questo gioco non c'entra assolutamente niente con il film di riferimento, ma se conoscete il film sapete che questa è una storia alternativa, diciamo, del film. In ogni caso, ho anche il gioco originale, quindi li proverò entrambi. Thrillville, fuori dai binari. Questo è un simulatore di creazione di parchi giochi un po' fuori dalle righe, creato dalla LucasArts. Questo gioco, tra l'altro, vi ho anche mostrato negli episodi scorsi che l'ho trovato anche per PSP. Questo, tra l'altro, era uno dei giochi masterizzati che avevo e che finalmente possiedo. Godzilla Unleashed, un altro gioco targato Atari dove potremmo giocare nei panni del lucertolone radioattivo più famoso di tutti i tempi. Questo, tra l'altro, non è l'unico gioco di Godzilla che possiedo e che già vi ho mostrato. Chissà quale dei due sarà il migliore. Questo gioco è un gioco di Star Wars, denominato anche, tra l'altro, uno dei peggiori giochi di Star Wars che abbiano mai fatto, ma secondo me abbastanza divertente. Star Wars Super Bombad Racing. Cioè, devi giocare nei panni dei personaggi di Star Wars che guidano attraverso la galassia con la testa gigante. Perché? Non lo so, ma in ogni caso ecco il tuo posto. I prossimi due sono della stessa serie.
la serie di Agent Hugo, Agent Hugo e Agent Hugo Robo Rumble. Allora, non ho mai giocato alla serie di Hugo, so solo che è una serie nata su PlayStation 1 e che mio cugino aveva e che volevo chiedergli in prestito una volta, ma non ho avuto mai modo di poterlo fare. Agent Hugo sono sempre giochi della serie di Hugo paralleli. E visto che siete in due, vi metto vicini. Prossimo titolo, Primal. Questo gioco so che è un gioco storico della PS2 e il libretto è bellissimo e anche in rilievo. Peccato che quelle teste di cazzo, di cui non farò il nome, mettono i loro adesivi di merda che lasciano la colla e nel peggiore dei casi strappano le copertine. Mannaia la vostra madre! Cioè, il libretto è bellissimo, è tutto in rilievo con questo effetto finto tessuto. Peccato che sia andato strappato. Spero che questo posto ti aggradi, Primal. Gli ultimi due titoli, di cui il primo, Neo Contra. Uno storico sparatutto platform che ora ha anche un posto nella mia collezione. Ed infine, l'ultimo gioco con libretto, Samurai Jack The Shadow of Aku. Allora, Samurai Jack è un cartone del Cartoon Network, creato dalla Sega tra l'altro questo gioco, che ci permetterà di giocare nei panni del Samurai Jack. Madonna, questo titolo non vedo l'ora di giocarlo. Però per ora dovrai riposare qui. E tutti sti libretti dove li mettiamo? L'unica soluzione che mi è venuta in mente è metterli nell'ultima pagina e chiudere il tutto, con molta difficoltà tra l'altro. Non vedevo questo contenitore così pieno da anni. Voi invece avete dei titoli senza custodia? Personalmente io non apprezzo avere i giochi senza custodia, ma devo dire che per certi titoli posso fare un'eccezione. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per trovarmi in live sul sito Viola. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!